Credo che il modo migliore per ricordare Luca Rastello sia parlare di quello che ha fatto, di quello che ha scritto, con una dovuta premessa. Non è facile inquadrarlo, non è facile dargli una definizione che peraltro lui ci avrebbe insegnato a rifuggire sempre, come quella appunto di giornalista e scrittore. È indubbio che Luca è stato un grande indagatore del reale. E soprattutto delle ferite aperte, delle faglie che nel nostro presente in qualche modo condizionano la vita, soprattutto di chi vive ai margini della società. Dalla guerra al narcotraffico, dai migranti all'alta velocità, dal disagio psichico al complesso tema del terzo settore e del male che si nasconde anche nel bene, Luca ha sempre cercato, come dire, di sbatterci in faccia. Anche con forza, con convinzione, con determinazione, la complessità del reale. Questo credo che sia il più grande insegnamento per chi scrive di realtà. Io poi da storico, in qualche modo mi sono un po' più a riparo, per cui guardo con ancora maggiore ammirazione al lavoro di Luca, perché scrivere di presente significa non avere la prospettiva, non avere, quella distanza che ci aiuta spesso a focalizzare meglio una questione, ad avere accesso a un nucleo più individuabile di fonti e a poterla leggere anche appunto alla luce dei suoi effetti, di quello che poi ha lasciato, dei detriti che ha lasciato nel nostro tempo. Luca aveva uno sguardo tagliente, così è intitolato l'ultimo suo libro, postumo, questa splendida raccolta di scritti, di articoli, di reportage. Dall'86 al 2015, l'anno della sua morte, edito in questi giorni da Chiare Lettere. È uno sguardo tagliente, una definizione credo che apre due grandi questioni. La prima è quella appunto che è uno sguardo che apre, che ci apre letteralmente la mente, apre la mente di chi lo legge, di chi l'ascoltava, perché poi Luca era anche un grande oratore, era molto capace a comunicare anche verbalmente quello che aveva indagato. E dall'altro c'è da dire che è uno sguardo che fa spesso anche male, perché non si limitava appunto a denunciare situazioni intollerabili, interessi deprecabili sulle varie questioni che ha affrontato, ma in qualche modo le rimetteva sempre nel nostro campo. Si rivolgeva sempre ai propri lettori, ai propri ascoltatori e alle persone che intratteneva anche in queste serate in cui, indimenticabili, in cui lui amava raccontare, si rivolgeva a noi e a chi lo ascoltava e lo leggeva, comunicando sempre il fatto che quella porzione di male che c'è ovunque riguarda tutti e ciascuno. E allo stesso tempo, credo che quel taglio si possa in qualche modo ricucire, suggeriva sempre delle vie laterali, delle strade in salita, spesso se non sempre, per poter fronteggiare questo male che c'è in ciascuno di noi e che percorre sempre la società che lui ha raccontato, insomma, dagli anni 70 agli anni 10 del 2000. Io credo che questo sia il suo più grande insegnamento e in qualche modo dobbiamo sempre riconoscere il male, innanzitutto quando è dentro di noi, quando fa parte di noi e dobbiamo anche saperlo combattere. Io credo che la cultura sia un'arma fenomenale, per usare una metafora bellica, e lui ce l'ha insegnato, ma non solo, sono tantissime ovviamente le strategie che possiamo mettere in campo, le varie forme di militanza con le quali fronteggiare appunto la mancanza di diritti, una società che va a diverse velocità. Appunto, difendere quelli che vengono chiamati spesso, forse impropriamente, gli ultimi e difendere appunto anche noi stessi dalle piccole e grandi meschinità che guidano le nostre vite. Per cui, Luca ci ha insegnato a sfuggire, questa è la dedica alle sue figlie nel romanzo I Buoni perché sfuggano, e credo che sia una, come dire, un'immagine straordinaria. Ci ha insegnato a sfuggire dalle dinamiche incancrenite che troppo spesso incontriamo nella nostra quotidianità e a farlo andando a fondo
delle questioni, appunto, indagando reale, raccontando reale e confrontandosi continuamente surreale, a costo di essere estremamente scomodo. Cosa che Luca è stata, soprattutto nei confronti dei vari poteri che ha incrociato nella sua vita, e come dire, siamo a lui immensamente grati e grate per essere stato così scomodo, così tagliente e così anche, se posso permettermi, so che lui non apprezzerebbe, un modello da seguire.